Tempo tranquillissimo, secondo tempo. Sì, è stata una partita equilibrata. Nel primo tempo sapevamo che loro partivano forte, insomma, giocando in casa, comunque essendo anche una squadra giovane, con entusiasmo, quindi sapevamo la loro partenza, però tutto sommato non abbiamo rischiato quasi niente, anzi abbiamo preso colto un palo, è stato annullato un gol, quindi nel primo tempo bene. Secondo abbiamo fatto un po' più di fatica. E appunto, ripeto, anche per le caratteristiche dell'avversario, comunque una squadra veloce, giovane, sbarazzina, quindi in questo momento sicuramente della stagione sono sicuramente avvantaggiati loro. Detto questo, abbiamo avuto la possibilità di due o tre ripartenze, l'abbiamo sfruttato, però insomma accettiamo il risultato e continuiamo a lavorare. Qual è la prospettiva migliore per vedere quello che succede, no? Cos'è migliorabile di questo Catanzaro, al di là della condizione? No, ma si può migliorare tutto, sempre, non solo oggi. Cioè, se ci conosciamo da neanche un mese, siamo una squadra nuova, siamo partiti con mille difficoltà, un po' in ritardo, insomma, sapete tutte le vicende che sono successe a Catanzaro. Nonostante tutto si sta formando un buon gruppo, la squadra lavora bene, insomma, cioè, ci vuole far bene, quindi niente, bisogna migliorare giorno dopo giorno tutte le situazioni. Intanto avete recuperato l'entusiasmo che era praticamente a zero, e oggi i tifosi vi hanno dato una dimostrazione, esagera chi sostiene che questa è una squadra che comunque i playoff li può raggiungere? No, beh, intanto ringrazio i tifosi che sono venuti qua, ci hanno sostenuto, e questa è una cosa importante che noi dobbiamo mantenere, quindi l'entusiasmo sì c'è, però noi dobbiamo essere bravi comunque a mantenerlo e migliorarlo. Poi adesso parlare di playoff piuttosto che altri obiettivi non mi sembra il caso al momento, c'è da lavorare settimanalmente e adesso pensare al campionato, perché tra una settimana inizia, diciamo, le partite quelle vere, anche se oggi lo è stata. C'è stata una piccola disattenzione, è ovvio che lo devo rivedere, perché comunque mi sono trovato un uomo davanti e poi è stato bravo comunque a scavalcare quello in mezzo, comunque ho fatto un'acrobazia che non era facile, quindi niente, ci sta, insomma, come abbiamo fatto con noi è stato annullato, loro sono invece riusciti a farlo, quindi per parlarne meglio devo vederlo, insomma, adesso è stata una un'azione veloce, quindi non faccio fatica a esprimermi. Certo. Già in mente quali saranno gli accorgimenti da portare sulla prova? Adesso noi dobbiamo pensare alla Casertana e basta, lavorare sulla Casertana, poi tra due settimane saremo qui e sicuramente sarà diverso.